Tra gli ospiti che hanno preso parte al Palio di Feltre in questi giorni c'è stato anche l'assessore al turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini, e l'occasione è stata propizia per confrontare la realtà feltrina con quella lagunare attraverso un incontro con l'assessore Maurizio Zatta. Feltre e Venezia lavoreranno dunque assieme per la crescita del territorio sotto il profilo turistico. Il Palio, ha commentato Zatta, ha permesso a Venturini di toccare con mano quanto ancora in città sia viva la memoria del legame con la Serenissima. Già nel mese di ottobre ci sarà un lavoro in sinergia fra la struttura del Comune di Feltre, l'Ufficio Cultura e Turismo e l'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Venezia. L'obiettivo sarà quello di intercettare i turisti che visitano Venezia o gli stessi abitanti di Venezia a visitare Feltre. La mia presenza, ha dichiarato l'assessore Venturini, testimonia la volontà di costruire nuove collaborazioni e sinergie. Venezia è la sorella maggiore di Feltre, ha concluso, e su quest'idea intendiamo lavorare insieme. Tre bellissime giornate all'insegna della storia, della tradizione, dell'amore per la terra, per le nostre radici. Venezia sicuramente è capace di attrarre un turismo internazionale da tutto il mondo, ma può anche essere una calamita positiva per molte altre città a lei legate.